Bene, allora possiamo iniziare. Dunque, buonasera, saluto a tutte e a tutti, in particolare ai nostri graditi ospiti che hanno accolto l'invito a presentare questo prezioso libro, Art and Theology in Ecumenical Perspective. È un testo uscito nell'agosto del 2019. E che la facoltà teologica dell'Italia centrale si era impegnata a presentare nella primavera dello scorso anno, di questo periodo, ma poi è chiaro che le note e tristi vicende ce l'hanno impedito, però non volevamo perdere questa occasione ed eccoci qui in questa modalità particolare, la modalità online, come tante altre iniziative culturali di questo periodo. È la prima volta che presentiamo un testo in questa modalità, penso che non sarà l'ultima. Ringrazio il nostro tecnico Alessandro Bargioni che ha attrezzato tutto il necessario, ha messo anche a disposizione vari canali per intervenire, WhatsApp, mail, in caso ci siano alcune domande alla fine della presentazione. Io passerei subito la parola per un saluto al preside della Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, il professor Basilio Petrà. La Facoltà Teologica è stata uno dei tanti nodi che compongono la rete di collaborazioni che hanno dato vita a questo libro. Il professor Petrà, in quanto esperto di teologia orientale, è presente in questo libro con un suo contributo sul carattere sacramentale dell'icona. Io passerei la parola. Grazie, Presidente. L'audio. Buonasera a tutti. Mi sentite? Mi sentite? Sono particolarmente lieto che la Commissione Attività Culturali della Facoltà Teologica dell'Italia Centrale abbia voluto iniziare le sue attività di quest'anno con la presentazione di un'opera così prestigiosa come il volume Art and Theology in Ecumenical Perspective, edito da Monsignor Timothy Verdon. Un'opera che ha visto un'ampia collaborazione internazionale ed accademica e che ha unito in qualche modo le due sponde dell'Atlantico. La facoltà che rappresento ha avuto l'onore e il privilegio di essere parte di questo progetto internazionale ed è particolarmente grata a Monsignor Verdo per l'opera che ha svolto in ordine all'attuazione di un tale progetto realmente ammirevole da tanti punti di vista, come ho avuto modo di dire anche prima della connessione ufficiale. Non aggiungo altro se non un saluto grato e cordiale a tutti i protagonisti di questa serata, in particolare devo dire a Don Alfredo Jacopozzi, che è il coordinatore della Commissione Attività Culturali della Facoltà e moderatore di questo incontro, un incontro che ha progettato e organizzato con grande cura. Lo ringrazio, così come ringrazio di nuovo tutti i partecipanti e siamo tutti in attesa della vostra parola che ci attendiamo con seconda e futuro. Grazie. Bene, grazie Don Basilio. Quindi entriamo nella presentazione vera e propria del libro e lo facciamo appunto con Monsignor Verdon, che è il direttore del Museo dell'Opera del Duomo di Firenze e che è stato da par suo la testa e il cuore di quello che lui nell'introduzione del libro chiama un'idea ambiziosa, un evento complesso, un libro pionieristico. Beh, l'idea qual è? L'idea è appunto celebrare il cinquecentenario della Riforma, portando l'attenzione sull'arte
è come luogo di incontro ecumenico. L'evento è stato un convegno internazionale in 5 tappe: Parigi, Strasburgo, Firenze, New Haven nel Connecticut e Orleans nel Massachusetts tra maggio e ottobre del 2017. Il libro è uno splendido volume con 37 contributi di 26 studiosi delle diverse tradizioni cristiane. Un libro davvero che si spera non sia solo celebrativo del cinquecentenario della Riforma, ma operativo per solcare il delicato rapporto tra arte e teologia. Forse l'ecumenismo, in settori che non sono direttamente teologici, come l'arte, può vivificarsi ulteriormente, e credo che il libro segni davvero un punto, un passaggio essenziale, per cui lascerei la parola a Monsignor Verdon. Grazie. Grazie a voi, in primo luogo a Basilio Petrà e anche a te, caro Alfredo Jacopozzi, per aver organizzato questo incontro e quindi per aver dato a me e agli altri che parleranno questo pomeriggio la possibilità di tornare a quell'evento straordinario che era questo convegno in 5 parti e nella prospettiva del frutto, diciamo, visibile del convegno, il libro stampato riflettere un po' sul valore, sul senso di quello che abbiamo fatto. È già stato detto correttamente che anche se l'occasione era il quinto centenario delle 95 tesi di Lutero, l'obiettivo non era di celebrare in un senso o in un altro, bensì di guardare al fermento nel mondo che le tesi hanno contribuito a plasmare intorno a un argomento che aveva la sua importanza al momento della riforma protestante. Che ha definito in qualche modo sentieri abbastanza diversi nel protestantesimo e nel cattolicesimo, sentieri che per grazia di Dio oggi sembrano tendere verso una confluenza. Uno dei fenomeni del nostro tempo è da parte cattolica un approccio all'arte molto più pudico, molto meno barocco, senza quella polemica che caratterizzava l'arte che seguiva immediatamente la riforma cattolica, controriforma, e da parte protestante un rinato interesse nel potenziale delle arti visive nel plasmare il carattere collettivo delle comunità e quindi comunità protestanti che cercano artisti per dare ai loro luoghi di culto un carattere che un tempo si sarebbe definito più cattolico. Quindi il contesto era un po' questo, l'occasione era il centenario, è un lavoro che è incominciato 2 anni prima dei convegni stessi. E precisamente nel 2015, nell'occasione di una mostra a Novacella, vicino al confine italiano con l'Austria, monastero dei canonici regolari, dove Filippo Rossi era stato invitato a far vedere le sue opere. E insieme alla mostra di Filippo Rossi c'era un convegno a cui ha partecipato anche l'amico Jérôme Cotin. E quindi Rossi come artista, Cotin come il maggiore esperto nel mondo riformato delle arti al servizio
della fede cristiana, e il sottoscritto ci siamo messi a sognare un evento di questo genere. L'idea sembrava buona a tutte e tre. Io ho fatto a quel punto un approccio nelle settimane seguenti alla Community of Jesus statunitense, una comunità monastica ecumenica nella tradizione benedettina, con una particolare focalizzazione sulle arti, che già aveva sostenuto alcune iniziative mie e nostre, anche di Filippo Rossi, e la Community of Jesus, un cui membro, padre Martin Shannon, ci parlerà questo pomeriggio, ha aderito al progetto anche in senso molto concreto. Noi per partire dovevamo avere una qualche garanzia di sostegno ecumenico. La Community of Jesus è venuto incontro con una copertura ecumenica, anche con l'aiuto di una fondazione statunitense, la Filsted Company Foundation, la cui capoccia è Roberta Amundson, cara amica protestante, facoltosa, sostenitrice di iniziative di questo genere. Quindi prima abbiamo verificato la possibilità di muoverci concretamente, poi attraverso Jerome è stata verificata la disponibilità sia dell'Institut Catholique a Parigi, sia della Facoltà di Teologia Protestante all'Università di Strasburgo. Jerome insegna sia a Parigi che a Strasburgo. Da parte mia ho verificato l'interesse della nostra Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, e ho anche arruolato gli amici della Yale Divinity School a New Haven per avere un punto di vista statunitense, e così è nata l'idea di un convegno su due continenti con quattro e poi cinque sessioni, perché abbiamo chiuso il convegno nel mese di ottobre, dopo i giorni a Yale, al monastero stesso della Community of Jesus, celebrando la liturgia nella loro bellissima chiesa della Trasfigurazione, eccetera. Abbiamo voluto dare una sottolineatura monastica particolare all'evento, perché uno dei grandi fucini di cultura, di arte, e soprattutto del legame tra l'arte e la fede nella storia del cristianesimo, è stato il mondo monastico. Lo stesso Lutero, che rimase sempre amico dell'arte, a differenza di Calvino, che l'ha rifiutato almeno al servizio della Chiesa, Lutero, che era stato frate agostiniano, attingendo a quella cultura di arte e fede del mondo monastico, è sempre stato benevolo nell'accoglienza dell'arte. E quindi cinque convegni sotto un'unica egida, un unico titolo, che nel libro diventa Arte e Teologia in Prospettiva Ecumenica. Ogni convegno aveva una focalizzazione leggermente diversa, che sono riflessi nel libro, anche se nel libro l'ordine delle relazioni non segue esattamente quello funzionale dei cinque convegni in luoghi diversi: Parigi, Strasburgo, Firenze, New Haven, Connecticut e poi Orleans, Massachusetts. Però le focalizzazioni erano diverse, permettendo di esplorare aspetti fondamentali e anche attingendo appunto alla storia degli studi in questo campo, in ognuno di questi luoghi, metodologie
abbastanza diverse, la cui compresenza nel libro certamente rappresenta un contributo utile a chi si dovesse interessare a questo argomento, non vede solo una prospettiva, una metodologia, ma metodologie di più scuole, di più etnie, di più nazioni, di più tradizioni sia teologiche che culturali. E questa era un po' la nostra intenzione. A Parigi la focalizzazione era sullo Spirito Santo e quindi sulla ispirazione dell'opera in Dio, e questo rifletteva anche degli studi che all'Institut Catholique stavano portando avanti da diversi anni. Ricordo per chi ci guarda, per chi ci ascolta, che già l'amicizia con Jérôme Cotin risaliva a una sua partecipazione a un convegno co-sponsorizzato dalla Facoltà Teologica e dall'Institut Catholique ormai molti anni fa intorno alla Trinità del Masaccio, e quindi già amici storici abbiamo potuto ripensare nell'occasione del quinto centenario a qualcosa di, speriamo, estremamente utile. Lo Spirito Santo a Parigi e quindi le fonti dell'ispirazione e i modi in cui gli artisti rispondono all'ispirazione. A Strasburgo abbiamo parlato della riforma, della riforma protestante, di alcuni dei suoi grandi principi, degli artisti, dei capisaldi creativi e via di seguito. A Firenze abbiamo voluto recuperare la tradizione precedente da cui i pensatori della riforma hanno preso quel che o hanno accolto o hanno osteggiato. E quindi a Firenze l'arte bizantina, l'arte medievale italiana e rinascimentale italiana, ma anche il contributo di teologi di cultura italiana come Romano Guardini, e ci parlerà l'amica, la professoressa Donna Schomlichen, Yvonne, della Gregoriana, che ha fatto una presentazione che è presente nel libro di enorme importanza appunto sulla prospettiva del XX secolo praticamente di Romano Guardini. Poi tutto questo aggiungo nel mese di maggio del 2017, incredibilmente dal 12 al 13 a Parigi, 19-20 a Strasburgo, 25-27 a Firenze, avevamo vertigine alla fine. Alcuni di noi, come il sottoscritto e Jerome e Filippo Rossi, sempre presente con opere sue a questi eventi, abbiamo fatto proprio il giro. Poi una pausa e a ottobre a New Haven una serie di interventi estremamente innovativi dai colleghi della Yale Divinity School, che non sono, se non in uno o due casi, presenti nel volume perché erano già promessi per altre pubblicazioni. Comunque un momento veramente sorprendente, se non scioccante, e poi conclusione nella sede della comunità monastica ecumenica, la Community of Jesus a Orleans, Massachusetts. Uno sforzo notevole, un risultato, credo, per chi avrà la pazienza di leggere, di studiare almeno un certo numero di queste, queste relazioni, di grande utilità. Mi piace pensare di stimolo per analoghi eventi in futuro. Aggiungo che non solo ho avuto il ruolo di organizzatore con Jerome, con voi della facoltà, con altri, ma anche di traduttore, perché la decisione comune era di far uscire il volume
né in italiano né in francese, che erano le lingue in Europa, ma in inglese, non per riverenza particolare alle istituzioni americane che hanno partecipato, ma nel realismo della situazione culturale odierna, in cui la lingua comune, la lingua franca è l'inglese. Quindi proprio per garantire una accessibilità di questi testi al pubblico più vasto, abbiamo tradotto la maggior parte dei testi o dall'italiano o dal francese. Io ho fatto questo lavoro naturalmente ho fatto vedere ad ogni autore la traduzione in diversi casi, hanno detto ma qui tu dici questo, preferirei quest'altra parola, e quindi è un lavoro comune. Sono contento però che alla fine io, che sono di madrelingua inglese, lo leggo e mi ritrovo, è un inglese assolutamente leggibile, e singoli autori, quasi tutti capiscono l'inglese, l'hanno letto e hanno detto ok, questo traduce ragionevolmente il mio pensiero, perché poi alla fine il lavoro culturale in genere, culturale ecumenico in particolare, non è altro che traduzione. E quindi bisogna non credere a Sciascia, che diceva la famosa frase traduttore traditore, e meno ancora a quella francese che diceva le traduzioni sono come le femme, le traduzioni sono come le donne, più sono belle meno sono fedeli. Una traduzione può essere bella e fedele, può non tradire, anzi può aprire il pensiero dell'autore, perché in una diversa lingua ciò che io dicevo nella mia, con un significato limitato alla mia esperienza, può assumere anche legittimamente sfumature e aperture che nella concezione originale forse non aveva. Quindi un volume di cui siamo fieri e che speriamo avrà una vita di servizio, una vita utile sia nelle chiese, sia nel mondo culturale all'infuori delle chiese, perché lo sforzo delle chiese di realizzare arte in passato, ma ancora oggi, è uno dei grandi, una delle grandi espressioni di energia morale, intellettuale e spirituale che la civiltà ci offre. Ecco, io lascio la parola agli altri. Grazie. Bene, bene, grazie Don Timothy, perché ci hai restituito la complessità del lavoro che c'è dietro questo libro. Davvero speriamo che sia, come dicevi giustamente, di stimolo per pensare il futuro e pensare appunto in questo delicato rapporto tra arte e teologia. Bene, e passiamo dunque la parola a padre Martin Shannon, è un teologo, membro appunto della Community of Jesus, questa comunità monastica ecumenica che si trova appunto a Orleans, nel Massachusetts, però questa comunità mi pare che abbia anche una sua presenza in Garfagnana, a Barga, dove c'è questo centro ecumenico di arte e spiritualità, appunto dove ci si occupa in modo particolare del rapporto con le arti visive. Padre Shannon ha contribuito in questo libro con un saggio insieme a William Darnes su il monastero come laboratorio di arte. Quindi, ecco, Padre Shannon parla in inglese e viene tradotto da Don Timothy. Thank you, Father. Please. Martin, you have to activate your... Martin? Here we go. Here we are. Okay.
Oh, it's shut down. All right, I'm so sorry. Thank you so much. There I am. Can you hear me now? Thank you so much. And I'm sorry that I must do this in English, but I am grateful to Monsignor Verdon, who has agreed to translate and perhaps correct as I go along, if necessary. Il padre si scusa di parlare in inglese, mi ringrazia di tradurre e mi invita anche a correggere se ci sono piccole eresie. Monsignor Verdon suggested that I might share something about the reasons behind the Community of Jesus's involvement in this important symposium. Dice che sono stato io a suggerirgli di aiutare chi ci segue oggi a capire perché la Community of Jesus ha voluto essere così concretamente coinvolta in questa iniziativa. And the particular ecumenical and monastic context for the final session, which took place here at the Community of Jesus. Ed anche spiegare un po' il contesto monastico particolarissimo dell'ultima sessione che si è svolto appunto al monastero da cui oggi ci parla Padre Martin. As has already been mentioned, I think, the Mount Tabor Center for Ecumenical Center for Art and Spirituality, which is in Barga, is part of the Community of Jesus's life and outreach. Come già è stato menzionato da Don Alfredo, il centro di arte e spiritualità Mount Tabor, che si trova a Barga, è parte integrante della vita anche missionaria, in senso culturale, della Community of Jesus. And itself is a child of collaboration between the Community of Jesus, the Archdiocese of Florence, others in Italy, and particularly thanks to Monsignor Verdon, who serves as its academic director. E questo centro ecumenico di arte e spiritualità a Barga è frutto di collaborazioni ecumeniche, in modo particolare con l'Arcidiocesi di Firenze, ma anche con l'Arcidiocesi di Pisa. Hanno chiesto a chi vi parla ora, al sottoscritto, a me, di fungere come direttore scientifico del centro. Quindi è una realtà completamente ecumenica e che interfaccia con le cose che facciamo noi qui, come con le cose che fanno loro laggiù. I have some images which I would like to share as part of this, so let me move to that now and hope that the technology will work. Padre Martin vuole farci vedere alcune immagini che vi aiuterà a capire meglio questo, quindi si sta spostando su un altro computer. Ed ecco qui. Martin, shall I tell them what these things are? Do you want? No, I think I will. I think I will be able to do that. I need to. We saw the image. I'm so sorry. Now it's gone away again. But here we go. I think I'll have it back. Okay. I had one before this, but this will be okay. I'll begin here. In this community, as an ecumenical and monastic community, we believe that sacred art finds its inspiration within both the heart and mind of the individual, but also the context of the particular community. Nella Community of Jesus sono convinti che l'arte sacra trova la sua ispirazione sia nell'individuo, nel cuore, nella mente dei singoli, sia nel contesto comunitario di preghiera. Qui ad esempio ci sta facendo vedere l'interno della splendida chiesa che hanno fatto costruire negli anni 90, qui sono bellissime immagini, hanno fatto decorare da artisti europei, anche italiani, chiamati a lavorare con loro. Qui l'esterno è una chiesa, hanno scelto uno stile di chiesa prima della Riforma, quindi una chiesa monastica più romanica che
Gothica, eccetera. Martin, do you want to say other things? Yes, I do. Some time ago, in preparation for this symposium, our superior, Mother Betty Pugsley, who herself is an expert musician, a professional musician who directed Gloria Dei Cantores, our choir, spoke to the community. Qualche tempo prima di accogliere il convegno, nell'ottobre del 17, la superiora, madre Betty Pugsley, lei stessa musicista, ha parlato alla community. And she spoke of sacred art as the fruit of love that is shared between the creator, between God and the human soul. A response, if you will, of love to love. That art is co-creation, if you will, as part of that communion of love. E parlando alla community, la superiora ha detto che l'arte è il frutto di amore, è il frutto di dell'amore di Dio che feconda l'anima umana e diventa una co-creazione nell'amore. For us at the Community of Jesus, that response finds some of its roots in the beginnings of the community, where the founders believed that our lives, and this is in keeping with Benedictine spirituality, that our lives were meant to be lived to the glory of God, and what we do with the stuff of the earth is also meant to be given to the glory of God. Questo discorso della Madre Superiora ha le sue radici negli inizi di questa community. Mother Betty era una collaboratrice di una delle fondatrici di questa community, dove l'idea sin dall'inizio era che proprio nello spirito benedettino ogni cosa che la community aveva a disposizione andava utilizzato bene per creare un'opera a servizio di Dio e degli altri, quindi uno spirito di creatività nell'utilizzo dei beni sia materiali che immateriali di cui la community poteva disporre. This eventually, over a generation or two, led to the building of a new church, which expressed about 40 years of evolution in the community's own development, its physical growth, its spiritual maturation, and its sense of larger witness as well. It led to the building of the Church of the Transfiguration. Ecco, questi principi, questi convincimenti hanno portato col tempo, 40 anni dopo la fondazione della community, alla costruzione della chiesa di cui vedete l'immagine, avete visto un po' di interni, come espressione di un'evoluzione, una maturazione lenta ma sempre più sicura di questo convincimento che la bellezza del mondo è a disposizione dei servi di Dio per comunicare l'amore. This is expressed, as you see, in the church itself, what you can see on its exterior, and by the artwork which appears inside the church, in its mosaic, its stone carving, its glass and bronze work, and in the frescoes, which you see lining the clerestory, which, by the way, were done by a fresco artist from Florence, Silvestro Pistolesi. Avete visto sia all'esterno che all'interno queste opere d'arte che danno espressione a questo convincimento, e Padre Martin ci ricorda che gli affreschi che sono sopra le arcate della navata sono grandi affreschi, sono opera
del Fiorentino Pistolesi, che si trasferì negli Stati Uniti per più anni con assistenti, tra cui, ora mi sfugge il nome, il nostro sacerdote, che è artista, ora in questo momento sono imbarazzato a dire che mi sfugge il nome, ma anche lui è stato laggiù a lavorare con Pistolesi nella Chiesa della Trasfigurazione. Something about our ecumenical identity is shown here, and I don't believe this is too, this may be too simplistic, but I think it may sum it up in some way. And that is, on the one hand, reflecting our Protestant ethos, we wanted the art in the church to teach. We believed that even empty, the artwork should teach the gospel. Il nostro approccio era interamente ecumenico. Da una parte le commissioni per opere nella Chiesa manifestano il concetto tipicamente protestante che l'arte deve insegnare, deve avere un ruolo didattico, deve fare catechesi, deve a spiegare il Vangelo, quindi una forte dimensione didattica in quest'arte. Martin? But perhaps expressing something more of our Catholic and Orthodox ethos, we also believe that that art would form us, would enhance our encounter with the Almighty and transform us, be part of the transformative work that takes place in a monastic community. Però da un altro versante, dai nostri studi sia del cattolicesimo ortodosso che del cattolicesimo romano, abbiamo voluto che l'arte nella nostra Chiesa avesse un ruolo trasformativo, che esaltasse la nostra vita, perché avesse su di noi un impatto di interiore formazione oltre che la didattica intellettuale. And so for this reason it has both figurative art as well as abstract, which you can see here on the west wall of the church, which is an image, an abstract form in glass of the Transfiguration, the name of the church. E quindi l'arte nella nostra chiesa è in buona parte figurativa, ma ci sono anche opere di grande importanza non figurative, astratte, come la controfacciata. Qui vedete l'immagine della porta d'ingresso, e intorno alla porta all'interno c'è questa grande astrazione in vetro dorato, con al suo centro una vetrata fiammeggiante che vuole comunicare l'essenza della trasfigurazione a cui la Chiesa è dedicata, quindi sia il figurativo che il non figurativo a servizio non solo dell'insegnamento, ma anche, e io aggiungerei quasi soprattutto, di una esaltazione attraverso la bellezza del senso della chiamata, della vocazione, della familiarità con il divino. We participated directly in the design and the fabrication and the installation of this artwork. This image shows the mosaicist who is from Ravenna, but everyone else is members of the Community of Jesus, a guild that was formed to install the mosaics. La comunità ha voluto partecipare ad ogni passo di questo processo realizzativo, e quindi nell'immagine dove vedete l'altare della chiesa su un pavimento mosaicato di grande bellezza c'è la mosaicista celeberrima di Ravenna, chiamata
a fare questo lavoro, ma ci sono anche membri della comunità che hanno fornito non solo manodopera, ma anche i disegni che il mosaicista ha tradotto in opera. Quindi una partecipazione ad ogni aspetto della costruzione della loro chiesa attraverso ciò che chiamavano le arti, guilds, formate all'interno della comunità, ma esattamente come nei monasteri medievali, dove le opere certo pensate dall'artista ispirato, ma realizzate dai membri della comunità. E ancora oggi queste persone sono vive, sono fieri del loro contributo, che è veramente bellissimo. This was true for all of the various art forms that are shown in the church, and with its finish, every single member of the Community of Jesus had some participatory place in the creation of this art. E quindi tutte le varie forme d'arte nella Chiesa hanno visto la partecipazione dei membri della comunità, e alla fine tutti i membri della comunità in qualche modo, a qualche livello, in qualche forma, hanno partecipato a realizzare ciò che oggi si vede. This brings me then finally to the closing session of the symposium, which took place within this context. E così arrivo finalmente alla sessione di chiusura del convegno del 2017 che si svolgeva proprio in questi luoghi. It included presentations, as you know, hands-on art workshops with the various guilds. And I'll stop there for a moment. Ecco, quei tre giorni, o erano quattro, che concludevano il convegno, davano ai partecipanti la possibilità di workshop appunto con membri della comunità che avevano lavorato sulla Chiesa con i teologi e via di seguito. An exhibit of art, original art, by Filippo Rossi and Susan Canega, who's a member of our community, a Catholic and a Protestant. C'era anche finalmente pienamente presentata la mostra che aveva in forma di video accompagnato altre sessioni del convegno. A Firenze una piccola parte era visibile al Museo dell'Opera del Duomo, ma a Orleans, per la sessione conclusiva, la community aveva eretto un padiglione splendido in cui le opere dei due artisti, Filippo Rossi, cattolico fiorentino, e Susan Canaga, protestante membro della Community of Jesus, che spesso hanno lavorato insieme, che in questo caso hanno lavorato insieme proprio come espressione dell'impegno ecumenico. Questo è stato uno dei punti apicali dei giorni a Orleans. And this exhibit was housed in a glass structure in the very center of our community, in the common, surrounded by elements, architectural elements that represent the importance of our life, the church, the chapter house, the sister's residence, the refectory, the retreat house. The artwork, in a sense, symbolically, was there in the heart, surrounded by all of these elements of community life. E questa mostra ecumenica di Rossi e Canaga fu presentata in un padiglione fatto realizzare per l'occasione di vetro al centro del grandissimo chiostro, e quindi l'arte al cuore del loro mondo, con la chiesa davanti, con il refettorio, con la sala del capitolo e con gli altri edifici di qualsiasi grande monastero. Quindi avevano preso letteralmente a cuore l'importanza dell'arte, il suo stimolo vitale al centro della loro vita, della vita di qualsiasi comunità monastica. You can see images of this in the book, as well as the final item, which was brought together all of these various art forms in the presentation of Ray Vaughan Williams' Pilgrim's Progress
an opera of a thoroughly Protestant work by John Bunyan, The Pilgrim's Progress. And this was done in the church. And I believe Monsignor Verdun and Jerome Cotin and those who were there can testify that it took up the entire church. E poi, cosa veramente meravigliosa, nelle ultime serate della sessione di chiusura a Orleans, la community ha trasformato la sua chiesa in palcoscenico, come le cattedrali medievali che servivano alle sacre rappresentazioni, e siccome ha un coro professionale, ha chiamato anche solisti professionali per inscenare in forma di opera praticamente, di sacra rappresentazione cantata, la versione di Vaughan Williams della fiaba di John Bunyan, grande scrittore protestante del XVII secolo, The Pilgrim's Progress, il progresso del pellegrino. Quindi abbiamo chiuso nella chiesa con questa grande sacra rappresentazione, con effetti di costumi, di luci, con musiche straordinarie, una cosa semplicemente spettacolare, uno dei momenti più gloriosi. Nel volume, verso la fine, c'è un registro fotografico con immagini sia della mostra di Rossi e Canaga, sia di questo performance che è stato dato due volte nella chiesa, dove le immagini sacre diventavano parte della regia, della scenografia, una cosa indimenticabile. Penso che anche Jerome, che era lì, mi sosterrà in questa affermazione. Indimenticabile. As Monsignor has said, you could see the images of the production itself in the book, but here I wanted you to see a rehearsal. This went on for weeks, months really, and here are members of the community in the same space preparing for this opera, and an hour from this time, they would be seated in the chairs singing Divine Office. Ecco, io non riuscivo a decifrare l'immagine sullo schermo. Padre Martin ci fa notare che è l'immagine di una delle riprese in preparazione per la performance, e dice che per mesi e mesi e mesi hanno dovuto preparare questa cosa, ritrovandosi moltissime volte nella chiesa, anche per lavorare con la comunità della chiesa. Le stesse persone che vedete qui erano sedute a cantare l'ufficio divino, il vespro probabilmente alla fine della giornata nella chiesa. Quindi un'interfaccia, un'interazione della vita di una comunità creativa con una creazione, in questo caso supremamente ecumenico, un'opera epica protestante, Il progresso del pellegrino di John Bunyan, musicato da Vaughan Williams, e performato qui dalla community, un'opera veramente straordinaria. The same space where we gather every day to celebrate Eucharist. I hope that this gives you some idea of the community's place in this ongoing ecumenical conversation about ecumenism and the arts. Ed è lo stesso spazio in cui ogni giorno la comunità celebra l'Eucaristia. Padre Martin è uno dei sacerdoti della community, è spesso lui a presiedere. E questo per aiutarvi a capire il rapporto tra questa eccezionale comunità cristiana, le arti e anche le cose che hanno formato, che hanno fatto il nostro convegno, il nostro libro. Ecco, grazie. Grazie, grazie.
Bene, grazie. Grazie. Thank you, Martin. Thank you. Grazie. Ci ha fatto vedere una comunità davvero come composta da pietre vive, che partecipano realmente della vita di fede e soprattutto di questa profonda attenzione alla dimensione creativa e artistica. Bene, davvero grazie. Adesso entriamo invece un po' più nelle questioni, potremmo dire, di riflessione teologica e rapporto appunto all'arte. E lo facciamo appunto con la professoressa Donna Schlubiten, che è una storica dell'arte, docente alla Pontificia Università Gregoriana a Roma, nella Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, dove tiene diversi insegnamenti. Si occupa in particolare di arte sacra contemporanea e nel libro ha messo in rapporto la teologia di Romano Guardini, la sua Weltanschauung cattolica, con appunto Van Gogh, quindi un teologo e un pittore che presentano alcune analogie riguardo soprattutto al tema della luce. Quindi grazie professoressa, a lei la parola. Grazie per le sue parole, e anche sono molto onorata di fare parte di questo gruppo, e devo dire, oltre della stima per Timothy Burton, ma ho anche un dottorato su lui e Filippo Rossi alla Gregoriana, ma mi sento anche allieva, allora c'è un rapporto proprio su tanti diversi livelli, così sono veramente molto felice di partecipare. E adesso forse diciamo, se si dà una occhiata più vicina da vicino a questo libro, forse da una storica dell'arte, così si può avere forse l'impressione che Timothy Burton lui stesso è un artista e ha creato un capolavoro con quest'opera, con questo libro, ma non solo perché ha combinato aspetti interdisciplinari, internazionali, interreligiosi, ma perché Timothy Burton ha riversato il suo grande dono personale in un concetto universale. Così, adesso non parlo troppo proprio del rapporto su Guardini e Van Gogh, ma comunque vorrei anche, diciamo, quasi applicare quello che dice Guardini anche su quello che ho scoperto in questo libro. Che cosa intendo? Che cosa voglio dire? Guardini ha parlato proprio di una crisi del pensare. Una crisi del pensare perché non abbiamo più questa connessione interiore con noi stessi in un modo creativo. E la cosa interessante adesso anche, diciamo, questo processo della beatificazione di Guardini, in cui sto collaborando con loro e abbiamo trovato tanti nuovi scritti, in cui veramente possiamo adesso provare a dire che lui i primi scritti ha scritto sull'arte, sull'artista, sull'opera d'arte, sull'osservatore e la loro Anschauung, il modo di vedere. E così, con questo sguardo, è arrivato proprio alla sua teologia. Possiamo proprio provarlo perché ha scritto solo sull'arte fino prima di scrivere sulla liturgia o anche sulla teologia. E ha scritto anche, per esempio, questa frase: essenziale per un'opera d'arte è avere un senso, ma non uno scopo. Non mira nulla, ma significa. Non vuole nulla, ma è. Io per il libro di Timothy Burton, che uso anche nel mio corso con i miei studenti nell'arte contemporanea, sull'arte contemporanea,
In questo libro si riconosce una creatività che non solo prende sul serio l'artista, il suo processo creativo, il suo lavoro, ma prende anche sul serio tale creatività che è subordinata a un compito: servire all'esistenza. L'esistenza quasi liturgica, è molto interessante questo. Così per Timothy Burton l'artista deve diventare un strumento per rivelare l'essenza delle cose e degli eventi, del mistero. Così la collaborazione con Filippo Rossi potrebbe essere chiamata un paradigma per un modo di lavorare e pensare. Così la simbiosi tra l'artista e il teologo e interprete d'arte, Timothy Burton, diviene come una scuola. Sì, si potrebbe parlare di un caso esemplare in cui si è creato un vero e proprio rapporto tra artista e teologo, diciamo nella tradizione di Patrick Couturier e Matisse, per citare adesso un famoso esempio dell'accompagnamento. Ma Timothy Burton e Filippo Rossi non hanno solo creato, diciamo, arte insieme in un certo senso, ma anche un campo scientifico, un metodo, tra tanti metodi che hanno usato e presentato. Così Filippo sta, come lo sappiamo, accompagnando da 20 anni i viaggi del pensare di Timothy Burton e lo combina con le sue conoscenze bibliche e le immagini antiche con una lettura simbolica liturgica per traducendo questo nelle sue opere d'arte. A questo punto si dice, ma che cosa c'entra con il libro? C'entra perché è proprio questo processo creativo artistico che possiamo riconoscere nella struttura del libro. La parola chiave di questo libro potrebbe essere veramente la nuova tradizione, traduzione di una tradizione per il mondo di oggi. Secondo me tante cose, tanti temi dal Medioevo al Rinascimento in questo libro è stato possibile di tradurlo in contemporaneità, di lasciare rivivere con gli autori, ma è più questa struttura che mi interessa al momento, perché il libro, in tutte le sue sfumature teologiche, artistiche, antropologiche, spirituali, riesce a creare veramente un nuovo linguaggio, sembra che iniziasse una nuova era di pensare su certi temi. E qui sono incarnati tutta la conoscenza degli altri pensatori, della iconografia classica, della conoscenza dell'arte contemporanea, ma messo insieme in un altro modo. Lo traduce cercando una narrazione nuova, perché non è una enciclopedia in cui è tutto solo raccontato e imitato, ma è rinarrato. È come se la ecumene fosse stata raccontata teologicamente con l'arte. E così l'arte di Filippo Rossi e di Susan Canada non è solo è stata considerata e analizzata, ma ha creato una nuova teologia. In questa azione poliedrica, nel lavoro, nel pensiero di Timothy Burton, come teologo, come uomo di museo, come sacerdote, come scienziato, educatore, coordinatore. Quando si vede la struttura del libro o si prende solo pochi punti da esso, ci si rende conto che tutto non è solo collegato uno con l'altro, ma diventa uno. Guardini parla della Weltanschauung, in cui tutto diventa, diciamo, si vede il tutto. È una visione olistica che è profondamente radicata nell'essere del pensiero di Timothy Burton. Così con Denise Hétier e anche Jérôme Cotin possiamo dire che l'arte possa essere ridefinita nella chiave di lettura ecumenica.
una arte che porta la sua vena mistica, naturale, educata in sé. Così la capacità di Timothy Verdon di vivere e descrivere la storia dell'arte sacra e la prassi sacramentale nei suoi scritti, che si manifesta nelle scelte degli autori, risponde alle esigenze della Chiesa istituzionale del nostro tempo, in cui, come nel libro, anche le idee di tutti gli autori sono collegati, come avere una connessione interiore con questo pensiero. Così oggi si parla tanto della transdisciplinarità. Quello che è successo nel libro, e questo è il libro a parte di quello che diciamo che è stato fatto, è proprio una combinazione di un uso scientifico per quasi portare alla fede, o di, come possiamo dire, di creare, di alfabetizzare proprio nelle questioni questo uso liturgico dell'arte, ma inserito, diciamo, nelle chiese, ma allo stesso tempo di lasciare rivivere una esperienza della fede. Questo posso dire perché i miei studenti hanno proprio questa, hanno fatto questa esperienza. Il suo libro mostra un percorso dal Medioevo fino all'arte contemporanea, e non solo per l'arte, ma anche per la musica, che assume la sua nuova forma nel contesto della Riforma. E sempre così Timothy Verdon è riuscito a guardare il problema in un modo concreto, per rispondere a tante domande che ce l'abbiamo proprio, diciamo, o che sono state poste della critica dell'arte. Come Guardini ha cercato una nuova teoria dell'arte, partendo dall'essere dell'arte. Così il suo libro, L'essere dell'opera d'arte, in cui in Van Gogh può vedere il tutto. E questo non solo perché è raffigurato qualcosa, ma è proprio di entrare in questa tensione tra l'artista e l'opera d'arte. E in questa tensione di dare proprio, possiamo dire, una nuova vita. E questo forse è il mistero di questo libro, perché in questa concezione non solo riconosce l'opera d'arte, il suo processo creativo, e non solo la funzionalità dell'opera d'arte nel contesto liturgico, ma l'interesse è soprattutto l'impatto delle opere nel loro contesto originale, nelle chiese e conventi. I miei studenti, quando studiamo questi testi e quando facciamo un confronto della visione di Timothy Verdon con altri autori, un aspetto esce sempre fuori. È come di come un storico dell'arte, anche un teologo pieno di conoscenza, cerca la vicinanza concreta con il luogo. E questo, secondo me, fa anche la differenza. E questo forse è anche il segreto in cui l'interpretazione di Romano Guardini, di un Van Gogh, è proprio può diventare, diciamo, creare una dimensione cattolica e protestante. Perché vuol dire, come l'abbiamo visto adesso prima nella presentazione, è una comunità. Il libro fa vedere che lì non sono solo autori per delineare un percorso, ma siamo quasi tutti allievi di questo pensiero fondamentale di Timothy Verdon, e non solo il pensiero, la sua attività, la sua azione, il suo fare
il suo amore per l'artista, per le persone che, in cui ritroviamoci come storica dell'arte, come teologo, come qualsiasi disciplina che abbiamo insieme. Siamo diventati riconoscibili in questo dialogo che crea un mistero. Questo, secondo me, è il libro a questa forza trasformativa. Così io, per concludere, il libro è nato dal mistero e in chi la legge accresce il senso del mistero della fede. Questa era la mia esperienza nel campo scientifico alla Cregoiana. Grazie. Professor Jacopozzi? Ah, dicevo, scusate, ecco. Dicevo che grazie alla professoressa per questa lettura molto articolata del libro, trovare appunto questa dimensione unitaria dei contributi alla luce appunto del lavoro, del pensiero di Tom Timothy, che appunto tutti riconosciamo veramente come un contributo di grande spessore, di grande importanza. Io credo veramente, ecco, che come dicevo all'inizio, che il libro possa diventare anche non solo celebrativo ma operativo, cioè questi 26 studiosi che si sono cimentati in questa ricerca dovrebbero continuare un percorso, dovrebbero continuare una riflessione costante, penso, perché chiaramente aperta ulteriormente ad altri contributi, però ecco, io credo che questo sia veramente l'aspetto positivo dell'impresa, ecco, per cui davvero grazie. Bene, passiamo dunque al professor Jérôme Cotin, che è docente di teologia pratica alla facoltà teologica protestante dell'Università di Strasburgo e, come è stato detto, insegna anche all'Istituto Superiore di Teologia delle Arti, all'Institut Catholique di Parigi. È stato con Don Timothy, è stato appunto un po' l'artefice di tutti i convegni di cui abbiamo sentito la storia. Ha offerto diversi contributi nel libro, un'interessante analisi sullo Spirito Santo nell'arte visiva contemporanea, in prospettiva di quella che lui chiama una pneumatologia artistica, un saggio storico sull'influenza della riforma sulle arti visive dal 600 ad oggi, un'interpretazione di Van Gogh attraverso l'analisi metaforica di Paul Ricoeur e infine una rassegna sull'architettura monastica in giro per l'Europa. Direi un formidabile ventaglio di interessi. Ecco, dunque lascerei a lui la parola per dare un suo contributo a questa riflessione. Grazie. Sì, grazie dell'attenzione. Spero che ce la faccio di parlare italiano. I apologize for Martin that I'll speak in Italian, but I agree with him that it was a wonderful experience to see the performance of the Pilgrim's Father in the Church of the Community of Jesus. Yes, it was really wonderful. Voglio continuare in italiano e io penso che dal punto di vista della teologia, di un lavoro scientifico, questo libro è un unicum. Non ho altri libri, non conosco altri libri del livello universitario che presentano tutti i legami tra arte e teologia in una prospettiva ecumenica. Cioè non soltanto il cattolicesimo
e il protestantesimo, ma il cattolicesimo, il protestantesimo, attraverso le tre grandi confessioni del protestantesimo, luterano, riformato e anche gli anglicani, era molto presente in questo libro. Dunque, è veramente mancava questo libro di questo tipo e io sono come Yvonne, io raccomando ai miei studenti, sia a Parigi che a Strasburgo, di, per avere un'idea della ricchezza di questi legami a un livello teologico, di leggere questo libro. Dunque, Timothy mi ha chiesto di parlare un po' di più dei due primi convegni, quello di Parigi e quello di Strasburgo. Abbiamo anche stampato un piccolo libro su questi due convegni in francese che si chiama, io ce l'ho qui, La théologie au risque de la création artistique. La théologie au risque de la création artistique da Denis Etier, che è l'attuale direttore dell'Istituto delle Teologia delle Arti, e Dio, ma non ci sono tutte le contribuzioni, sono solo quelli che sono stati detti in francese. Comunque il libro di Timothy è molto più ampio, molto più completo di quello che abbiamo fatto, ma volevamo avere anche una traccia di questi convegni in francese. Lo sapete, i francesi parlano molto poco le lingue straniere, molti parlano solo il francese, capiscono solo il francese, è peccato. Allora, comunque a Parigi, cioè è già stato menzionato che era sul legami tra lo spirito, ma non soltanto lo Santo Spirito, ma lo spirito anche della creazione artistica, cioè c'è un legame tra il cosiddetto Santo Spirito e lo spirito della creatività artistica. Pensiamo di sì. Cioè, siamo andati un po' veramente al centro di questo dialogo tra l'arte contemporanea e certi artisti come Kandinsky, per esempio. Kandinsky o quelli che erano all'inizio dell'arte non figurativa, che hanno parlato di un spirito, anche di un spirito divino. E può darsi un senso un po' diverso che il spirito santo, ma legami ci sono tra quelli, cioè il spirito dell'artista, che non soltanto un spirito personale, ma che è anche l'intuizione che c'è qualche cosa che viene da fuori dai artisti stessi che li fanno creare, e lo spirito santo, che lo sapete nella Bibbia, sia nella parola ebraica ruach che nella parola greca pneuma, è altro che soltanto un dogma, è anche uno spirito di creazione, di innovazione, che è attiva in alcune direzioni. E io ho trovato un versetto nella Bibbia, nell'Antico Testamento, che parla dello spirito, della ruach, dai artisti, e c'è nella Bibbia. Allora, non posso continuare e sviluppare questa idea, ma volevo soltanto darla, e volevo anche dire una parola su questo Istituto di Teologia delle Arti di Parigi, che mi sembra è una cosa unica in Europa, perché questo istituto cerca di fare una doppia formazione, cioè una formazione in teologia per gli artisti e una formazione nelle arti visive per i preti o le persone che sono attive nelle chiese. Cioè, abbiamo studiosi di questi due tipi, cioè sia dei artisti che vogliono andare un po' più avanti nella teologia cristiana e le persone che sono impegnati nella Chiesa cattolica, ma da qualche anno abbiamo anche qualche protestante che seguono le lezioni e che vogliono avere veramente una formazione di alto livello in che cosa è l'arte e
l'arte nelle chiese, ma anche l'arte fuori dalle chiese, cioè l'arte contemporanea. Che cosa fanno gli artisti oggi che fanno creazione? Molti di questi artisti ci dicono, quando noi siamo nella creazione artistica, e in un modo siamo in contatto con il divino, e alcuni di loro vengono da noi, cioè cercano teologi per capire un po' meglio quello Dio che chiama loro di fare arte. Comunque, questo doppio scopo mi sembra che è molto interessante, e abbiamo sempre più studenti che vengono di tutta l'Europa, non soltanto dalla Francia naturalmente, per questa doppia formazione. Il convegno del 2017 è stato all'inizio, oggi abbiamo ogni anno un convegno che rassomiglia a circa 80 persone, ma quello di Parigi nelle due anni del 2017 eravamo più di 100, di una centinaia, cioè 150 mi sembra, cioè veramente c'è una domanda di andare un po' più avanti nelle queste questioni. E per la Francia è molto importante, perché sapete che siamo un paese molto laicizzato, è molto importante che siamo presenti in questi ambienti delle arti, che all'inizio sono molto come si dice, non hanno più nessun contatto con le chiese, cioè ricerchiamo di avere, di creare nuovi contatti, e in certo modo ce la facciamo. Ecco, era per Strasburgo, per Parigi. Per Strasburgo, come ha detto Timothy, il focus era sul rapporto tra il protestantesimo e le arti, e qui abbiamo scoperto delle novità, e io ne parlo in doppio senso. Cioè, all'inizio con il luteranismo, con la tradizione luterana, poi parlo un po' sulla tradizione riformata, che è la mia. Cioè, per la tradizione luterana e Lutero, sappiamo che lui aveva un collaboratore che era Lucas Cranach, il più famoso artista della Germania, con Dürer. E questo lo sappiamo, ma quello che non sapevamo, che siamo alcuni a aver scoperto, che non c'è stato soltanto Cranach, ma molti altri artisti che sono diventati protestanti, perché le loro città sono diventate città protestante, e hanno continuato a fare arte. Per esempio, l'anno scorso è stato in Germania, a Karlsruhe, una mostra molto importante sull'artista Baldung Green, che è così famosa come Cranach, e lui era anche un protestante, perché viveva a Strasburgo, che è diventata una città protestante. Cioè Baldung Green e i suoi legami con la riforma è una novità che abbiamo scoperto l'anno scorso nella Germania, anche un po' anche a Strasburgo. Dunque, la ricchezza dei legami tra l'arte figurativa e la tradizione luterana non è soltanto quella che dei rapporti con Lutero e Cranach, ma anche un altro campo era l'importanza dell'immagine in bianco e nero stampata nella, come si dice, un'incisione sul legno, penso che si capisce. E siamo alcuni a dire che senza l'immagine stampata, non soltanto la scrittura, ma l'immagine stampata, può darsi non ci fosse stato la riforma, perché l'immagine stampata
ha anche avuto un successo immenso nel tempo di Lutero, ma è una cosa che non si diceva assolutamente qualche anni fa. Dunque il ruolo dell'immagine stampata in bianco e nero per la divulgazione delle idee della riforma. E un terzo luogo, ma che è un po' più tardi, è il ruolo del barocco protestante. Non si sa che il protestantesimo ha sviluppato uno stile barocco molto presente nell'est della Germania, Dresda, per esempio, nella Sassone e naturalmente nei paesi del nord dell'Europa. Cioè una ricchezza, un solo luogo è la Marienkirche in Dresda, che è una chiesa veramente meravigliosa, che è stata ricostruita dopo la distruzione a Dresda, che è esemplare dello stile barocco della riforma luterana. Allora, adesso io voglio chiudere con qualche parola anche per la tradizione calvinista, cioè Calvino a Ginevra, Zwingli a Zurigo, anche si può dare questa traduzione Butzer a Strasburgo. Questa tradizione ha anche creato una specie di estetica, ma un'estetica che io chiamo spirituale, un'estetica spirituale, cioè un'estetica senza immagine. E questa è stata la mia tesi, che Lutero ha sviluppato una immagine senza estetica e Calvino una estetica senza immagine. Cioè tutti e due, con tutti e due riformatori, abbiamo veramente un'estetica completa. Ma quella di Calvino era una estetica spirituale e che lui ha riscoperto, sapete, può darsi che Calvino ha riscoperto il ruolo dello Santo Spirito non soltanto all'interno della Chiesa, ma anche fuori della Chiesa e in ogni credente. Cioè, questa ha anche a che fare con la creazione, cioè il dono artistico. E può darsi non a caso che qualche i più famosi artisti della modernità, come Van Gogh o Mondrian, era tutti e due di tradizione calvinistica. Ecco, io non voglio proseguire molto, ma è stato a Strasburgo l'occasione di riscoprire i legami molto più importanti e profondi tra il protestantesimo e le arti, la musica. Questa era conosciuta naturalmente con Johann Sebastian Bach, ma anche le arti visive, non soltanto nel XVI secolo, ma fino ad oggi. E io concludo, può darsi che non è a caso che oggi alcuni teologi come io, ma io non sono l'unico, protestanti, si interessano di più all'arte contemporanea, perché tra un'estetica spirituale come quella di Calvino senza immagine e un'arte contemporanea che sarebbe molto influenzata con la non rappresentazione, ci sono dei legami profondi. Dunque, grazie a Timothy Verdon, che ha dato l'occasione a questo alla sensibilità protestante nella sua diversità. E io non ho ancora parlato del Church of England, also dei anglicanismo, perché io non conosco molto bene questa tradizione, ma è presente anche nel libro. Grazie a Timothy che sono riuniti in questo volume anche questa ricchezza dei legami tra protestantesimo e le arti. Grazie a tutti. Grazie, professor Cottin.
Grazie per Spero la che sua... mi sono faccio capire. Perfettamente, sì. Perfettamente. Mi sembra che il suo intervento si collega molto bene con quello che diceva la professoressa Dona, parlando di Guardini, quando diceva che Guardini ha messo in evidenza, ha parlato della crisi del pensiero. Noi abbiamo perso la nostra connessione con la dimensione interiore, quindi la riscoperta dello Spirito Santo credo che sia una dimensione importante per la dimensione creativa, ecco, per riconnetterci con la parte più profonda di noi stessi, ecco, e quindi anche con il dialogo con l'espressione artistica. Davvero grazie, professore. Bene, dunque, siamo arrivati alla conclusione. Io direi che il nostro tecnico potrebbe per un attimo mandare la slide con gli indirizzi per eventuali domande. Intanto io presento il professor Dianic, che non ha bisogno di presentazione, ma comunque è dovuta la presentazione, perché il professor Dianic, oltre ad essere l'ecclesiologo che tutti conosciamo qui in Italia, lui da oltre 40 anni si è interessato anche della dimensione artistica. L'insegnamento qui da noi, in facoltà a Firenze, lo ha portato a riflettere anche sulla dimensione artistica, per Firenze città d'arte, come forma espressiva della fede. E di questo gli siamo veramente profondamente grati per il contributo che ha dato nei suoi anni di insegnamento qui a Firenze. Nel testo in questione che stiamo affrontando, Don Severino affronta il rapporto tra le forme architettoniche e le confessioni cristiane, un tema importante dal punto di vista ecumenico. Quali differenze, quali contrapposizioni, quali convergenze? Ecco, lascerei la parola a Don Severino per una sua riflessione su questo testo. Grazie, Don Severino. Ci vuole devi ammettere l'audio. Ancora no. Non c'è l'audio. Il tecnico ci aiuta a rimettere l'audio eventualmente? Prova, Severino, a parlare. No, ecco. Sì, ecco, mi senti? Attivo. Sì, sì. Grazie Alfredo della tua presentazione. Vorrei anch'io partire con un ringraziamento, ho un mio sentimento di ammirazione per l'opera titanica di Timothy nel comporre questi convegni e il volume che ne è uscito. Però non posso non ricordare con Timothy e con Jerome anche il passato, cioè quanto abbiamo lavorato insieme nel passato, a partire dal convegno Ratio Imaginis del 2000, no? E poi su, ecco, bravo, in collaborazione con l'Institut Catholique e l'Institut des Arts Chrétiens. E poi in seguito il convegno sulla cupola, l'uomo in cielo, quello su Masaccio, quello sulla cattedrale di Orvieto col Boston College. E molti altri lavori insieme. Ecco, è bisogna che continui, mi raccomando al preside, una caratteristica della vocazione della Facoltà Teologica di Firenze, che sarebbe veramente un peccato fosse abbandonata. Se tutti voi uditori partecipanti avete ancora il coraggio di seguire questo discorso per altri 15 minuti, ecco, vorrei prima di tutto notare che il tema del libro all'apparenza sembra marginale rispetto ai grandi temi della teologia, ma non lo è affatto, perché in realtà su questo punto si incrociano dei temi di fondo della vita cristiana, prendendo
Assumendo la categoria amata e proposta da Theobald, che ci dà nel libro anche un interessante contributo introduttivo, si tratta dello stile cristiano di vita, non solo dello stile degli artisti, ma dello stile cristiano di vita che anche nella creazione artistica si modula nel senso delle diverse tradizioni, sia delle diverse tradizioni culturali che delle diverse tradizioni confessionali. E quindi il tema del rapporto fra teologia e arte ci porta a tutta la vita cristiana, tutto ciò che è esperienza estetica nella vita cristiana, che non è solo l'esperienza dell'opera d'arte, ma intanto di ogni immagine. La devozione popolare è piena di immagini che non hanno destato mai nessun interesse da parte dei critici d'arte e che meriterebbe di essere studiata in queste sue caratteristiche, che anzi spesso ci danno delle cose che da critici d'arte diciamo sono brutte, no? Però cosa significa il grande amore del popolo per queste immagini? È un interrogativo difficile, complesso, che meriterebbe di non essere trascurato. Però sono le immagini della vita, poi. Pensiamo quale impatto ha la presenza della Chiesa nel mondo attraverso i media. E quali cure, ci domandiamo, nelle Chiese si ha perché l'immagine della Chiesa attraverso i media sia in qualche maniera immagine di Cristo, abbia per prototipo Cristo. Recentemente in un lavoro su queste cose mi ero divertito a pubblicare l'immagine del cardinale di Richelieu da un lato e dall'altro lato l'immagine del cardinale lemosiniere del Papa che sta allestendo una lavanderia per gli homeless. Ecco, due immagini della Chiesa. Quindi il problema dell'immagine ha una enorme ampiezza e una importanza vitale per la vita della Chiesa che non può non coinvolgere anche la riflessione teologica. Bene, il libro costituisce quindi anche uno stimolo a prestare più attenzione al mondo dell'immaginazione, delle emozioni e delle immagini nel complesso della vita cristiana e della comunicazione umana, per intrecciare, e questo è il nodo da sciogliere dal teologo, per intrecciare la logica particolare, una logica singolare, che è quella dell'immagine, che è sempre multisemica, no? È sempre capace di avere vari significati, che è molto legata alla prassi, alle emozioni, ai sentimenti, alle passioni, da un lato, e intrecciare tutto questo, l'antropologo Bourdieu direbbe, con la logica logica di colui che fa filosofia, che fa teologia, dello scienziato, del matematico alla fine, no? Nel quale il concetto deve essere pulito e perfetto perché possa permettere l'intrecciarsi dell'argomentazione. Allora anche in teologia argomentiamo, ma l'esperienza della fede è argomentazione, ma certamente non è solo argomentazione, anzi primariamente, inizialmente è passione, è attrazione, è emozione nell'incontro con Gesù. Alla fine poi della lettura del libro vorrei fare un discorso un po' che ora mi risulta, soprattutto dopo aver sentito i colleghi, particolarmente provocatorio, perché poco è venuto fuori il discorso dell'icona orientale e quella ortodossa. Mentre alla fine del libro, vi confesso, io ho avuto l'impressione che la vera sfida che viene lanciata su questo tema dell'arte in rapporto alla teologia, all'esperienza della fede, è proprio la sfida che ci viene dall'icona ortodossa. Una sfida potente che fa tremare le vene e i polsi.
un'opera d'arte che pretende, abbiamo sentito da Basilio Petrae, possiamo leggere nel libro, no? Che suscita un dibattito fra i teologi ortodossi se effettivamente l'icona sia sacramento. Tale è la densità di senso nella tradizione ortodossa dell'icona. Allora, tutto questo non può non costituire una sfida potente per la tradizione artistica protestante, calvinista soprattutto, l'etica della non immagine, l'estetica della non immagine, no? Che sembra essere costituire veramente il polo opposto, ma anche in fondo alla una sfida alla tradizione latina, cattolica latina, no? Per l'eccesso di materialità, di corporeità, per il carattere narrativo più che quello contemplativo, per esempio. Ma anche alla fine una sfida all'arte moderna non figurativa, nonostante che Kandinsky, ma anche Maljevic, ma anche Matisse andava a imparare dalle icone, no? Ma nonostante questo fenomeno, l'icona che marchia il dipinto con una scritta che è autentica, che dichiara l'identità dell'immagine, no? E in qualche maniera si oppone a quanto di fortemente soggettivo o diciamo pure del grande soggettivismo che domina l'arte non figurativa, cioè è l'artista che esprime i suoi sentimenti. Mentre Jesus Christos, la Meterseu, sono Jesus Christos, la Meterseu, non il sentimento dell'artista. No? Quindi, ecco, dico questo non per amore di contrapposizione, perché sono convinto che è la stessa fede cristiana che al di sotto anima tutti questi diversi aspetti e che quindi il cammino ecumenico non è affatto bloccato da questa differenza. Però l'impressione che questo sia il punto. Questo sia un punto da considerare molto, molto seriamente. E cercando di comprendere le diverse tradizioni nella loro diversità, ma anche allo stesso tempo di scoprire, e andando ai grandi autori, da Damasceno in poi, no, di tutta la grande discussione sull'icona, no? Che ha interessato fra l'altro anche i nostri linguisti, gli studiosi della linguistica sono moltissimi, hanno dedicato attenzione al linguaggio dell'icona proprio per queste sue singolari caratteristiche, no? E c'è la Marie-José Monsen, la grande studiosa del bizantinismo, che allude addirittura a un possibile confronto fra l'icona e l'Eucaristia come due luoghi della presenza, con la P maiuscola naturalmente, due luoghi della presenza. No. Allora, credo che alla fin fine tutti nelle diversità che si sono sviluppate lungo la storia, e alla fine ci ritroviamo in questo fondo della fede, che è la fede nella visibilità dell'invisibile in Gesù Cristo. E è la fede dell'invisibile di Gesù, che è visibile. Allora questo nodo classico, no? Che ha interessato i grandi concili dell'antichità, i concili fra l'altro dell'unità, della Chiesa unita, no? E questo è l'elemento comune che sta al di sotto di tutte le nostre elucubrazioni. In conclusione, direi che il libro, alla fine, qualcuno ha detto, anche Alfredo, può essere un avvio, uno stimolo a nuovi lavori in comune, ovviamente molto interessanti, che si potrebbero fare, dove al fondo sta una questione teoretica, epistemologica di fondo. Sappiamo dagli studiosi del linguaggio
il famoso libro di Friedberg, Il potere delle immagini. L'irruenza dell'immagine con la passione che è capace di suscitare e per la passione da cui l'immagine è venuta ha un potere incredibile. E ancora voglio ricordare ancora che la Monzen pubblicò tempo fa un piccolo libro, L'immagine che uccide, nella traduzione italiana, e si riferiva agli attentatori delle Torri Gemelle, i quali non solo hanno voluto provocare un danno, ma ha voluto lanciare un'immagine impressionante, potentissima, che ha determinato la vicenda politica poi, e la determina ancora fino ad oggi. Ecco, allora di fronte a questo dato è chiaro che si impone, come su tutte le passioni umane, il controllo, la pulizia del concetto e il rigore dell'argomentazione. E devono pure avere una funzione di controllo, non di mortificazione dell'immagine, ma di controllo critico, questo sì, mentre la teologia non può più, per la nostra tradizione occidentale dobbiamo dire quel più, non può più continuare ad operare senza considerare l'integrità della fede, che non è conoscenza solo, che non è affermazione, che non è insieme di proposizioni e di argomenti, ma è esperienza di vita di tutti i sensi e di tutta la capacità espressiva della vita. Non avevo pensato a questo, ma in conclusione vorrei citare una espressione di Tommaso d'Aquino molto interessante, il quale dice: osservate che nel credo, il credo non è una serie di proposizioni, come fosse un inventario. No, il credo è come io credo che. Il credo non è esiste Dio, Gesù è vero Dio, Gesù è vero uomo, Gesù è morto. Ma il credo è io credo che esiste Dio, e giù. No. E allora questo è un motivo di partenza per cogliere la fede nella sua completezza, nella sua integrità. Ecco, bene. Ringrazio dell'invito di partecipare a questo incontro e saluto tutti gli amici e anche i partecipanti che non conosco e che sono dietro le quinte ma ci hanno seguito. Bene, grazie Severino per questo richiamo a pensare l'immagine, a pensarla con la capacità di un concetto che sia però, ecco, profondamente radicato nel vissuto e nel vissuto ecclesiale, che non sia appunto espressione di una teologia troppo argomentativa. Quindi credo che il lavoro, mi sembra di cogliere davvero che da questo punto di vista il libro mette in evidenza, ecco, questa esigenza di ritrovare questo tessuto vitale, no? Già il padre Shannon ci ha dimostrato come una comunità si mette all'opera, no? Nel ritrovare, nel ridare spessore alla propria forma ecclesiale, alla propria forma monastica. Bene, davvero grazie. Non ci sono per ora interventi da parte dei partecipanti, per cui non so se Basilio, professor Petrà, oppure anche, dato che sono collegati con noi anche Gianni Cioli e la professoressa Fortuna, il professor Cioli e la professoressa Fortuna, che anche loro hanno partecipato, sono un po' degli ospiti nascosti, però se anche loro vogliono dare un breve contributo, una loro riflessione, più che volentieri. Non ci sono, anche perché il tempo sta passando inesorabilmente, quindi tra un po' dobbiamo anche eventualmente chiudere. Ecco. Gianni, sei apparso sull'orizzonte, vuoi dire una parola?
Volevo semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e ecco, volevo reagire un attimo alle considerazioni di Severino, anche perché lui è quello che è arrivato alla fine, quindi mi ha colpito in modo particolare a proposito della carenza della nostra attenzione nei confronti della tradizione orientale. Penso, ecco, deriva anche un po' dal fatto che questo convegno è nato, in ambito occidentale, no? Cattolico e protestante, e è mancata, diciamo, a parte, diciamo, la presenza di Basilio che abbiamo invitato proprio perché quando si progettava si coglieva, questa carenza. Ma, per una esperienza veramente ecumenica sarebbe stato interessante anche la presenza della Chiesa orientale, che però è difficile, mi rendo conto, ora forse Basilio dico qualcosa di politicamente scorretto, ma non è facile dialogare con questa sensibilità che è molto, molto forte, no? Cioè io ho notato, ho avuto modo di fare recentemente delle ricerche sulla iconografia della Trinità, e quindi ho un pochino, anche con l'aiuto di Basilio, bazzicato, insomma, ecco, assaggiato un po', certi teologi. Ecco, mi rendo conto di come sia una teologia, da carattere molto forte, so se dico bene, se esprimo bene con questo, con cui è difficile magari trovare forse un dialogo a metà strada, ecco, o si accetta o no, ecco, e anche fra di loro sono molto molto perentori, ecco, sono molto. Ma Basilio, forse sto dicendo delle cose inesatte, lo so, che te siete l'esperto, però notavo, no, che non è così semplice trovare un confronto, respirare a due polmoni, no? Mi viene in mente un pochino anche l'intervento che tu hai fatto alla Scuola d'Arte Sacra e che si vorrebbe pubblicare su Vive, insomma. Comunque, grazie davvero per tutte le vostre preziose osservazioni, grazie a Timothy davvero per questa opera, questo lavoro certosino che ha fatto e che ci ha resi tutti orgogliosi e soddisfatti. Anche, diciamo, la teologia italiana, rappresentata a Firenze, ha avuto la sua pubblicazione su Vivensomo, infatti questi interventi poi sono stati tradotti da Timothy in inglese. In italiano, e quelli della facoltà teologica, che sono tutti rappresentati questa sera, sono stati pubblicati su Vive Insomo, quegli interventi dei teologi della facoltà teologica. Ecco. Grazie Don Gianni, non so se Basilio vuole intervenire. Dunque, no, soltanto una cosa, nel senso che certamente il dialogo con l'Oriente può essere difficile in certi contesti, però non bisogna dimenticare che specialmente per quanto riguarda l'icona, il linguaggio di icona, il rapporto visibile e invisibile, sacramentalità, e ha interessato anche la filosofia occidentale, quindi ci sono mediazioni possibili, luoghi di incontro, e forse, certo, bisogna anche creare luoghi di sperimentazione, di riflessione comune, in cui magari certe asperità possano addolcirsi e anche mostrare in fondo dei punti di contatto che sono del tutto possibili. Ovviamente vanno pensate e elaborate modalità di incontro, questo non c'è dubbio, però è possibile. Insomma. Anche perché in gioco vi è realmente uno dei fondamenti della fede cristiana, cioè nella fede cristiana il visibile diventa anche il luogo di mediazione dell'invisibile, con tutta la complessità impressionante di questo, no? Cioè il visibile è insieme l'invisibile che nel rendersi visibile si mantiene invisibile. È una cosa impressionante dal punto di vista di quello che determina come spazio di espressività anche del mondo interiore dell'uomo che cerca di farsi visibile mantenendo inevitabilmente insuperata la radice invisibile del suo visibile. Per cui
Io penso che potrebbe essere un luogo di interessante riflessione e di articolazione più profonda anche dell'esperienza artistica del Avevi citato Marco Rupnik come esempio, come tentativo mondo. Sì, ora di respiro a due polmoni al suo tempo. per quanto riguarda il discorso che ho fatto alla Sacred Arts School, però per quanto riguarda invece l'intervento qui, ho ascoltato naturalmente altri autori, no? Anche sia teologi francesi, sia Marion ed altri, quindi per cui è un po' un altro discorso. Però secondo me è veramente un luogo, certo bisogna abbandonare l'idea occidentale, molto occidentale, dell'arte sacra come arte didattica, come arte narrativa, come diciamo così, tentativo costante di neutralizzare l'eccessiva invadenza dell'arte come qualcosa che va al di là dell'utile. L'arte rimane utile, in Occidente è pur sempre capire l'utile come arte, mentre in Oriente non è questo, è la categoria dell'incontro, della relazione, dell'unione. Però in certe tradizioni questo è molto radicato, quella dimensione didascalica e Sì, didattica certo. Sì, è appunto, molto Lucia. radicata e non si può dare un colpo di spugna a questo. Non è eliminata neanche dall'Oriente. Esiste una certa dimensione, tu l'hai visto recentemente anche nel rapporto alla Trinità. Non è del tutto eliminata, però non è il cuore, non è il centro. Se è utile ricordare ancora dall'opera di Marie-José Monzén, no? La sua osservazione sul tratto che chiude l'immagine nell'icona, no? E in cui lei dice quel tratto crea un vuoto dentro, cioè ciò che si vede in realtà è ciò che non si può vedere. Ciò che si può vedere è solo quello che resta fuori del profilo della figura, no? E che fa venire in mente anche l'espressione di Flavinsky, no? Che l'icona alla fine è una finestra. Finestra. La finestra, sì. Che Flavinsky, l'icona è una dimostrazione dell'esistenza di Dio, per Flavinsky, perché appunto è un accesso a ciò che l'aldilà, si potrebbe dire, l'invisibile. Però in questa dialettica, perché cioè quando l'invisibile si fa visibile, è un visibile che non riesce a eliminare la invisibilità dell'invisibile, cioè è questa sorta di contraddizione spazio-dialettico che alla fine amplifica enormemente e infinitamente le potenzialità del visibile, ma proprio per questa sua relazione con l'invisibile che non riesce mai a esaurire, perché l'invisibile è il fondamento del visibile e l'invisibile non può in nessun modo esaurire l'invisibile. Mentre lo esprime, non lo esaurisce. Allora, c'era la professoressa Dona che voleva intervenire, mi sembra, vero? Grazie, volevo forse perché all'inizio non ho diciamo, sviluppato questo pensiero di Romano Guardini, come lui fa anche un confronto tra immagine e icona, e in Rudolf Schwarz, per esempio, sembra che lui descrive una sorta di icona. Così anche in Van Gogh, io non volevo parlare troppo del mio intervento così, ma lì c'è un altro problema, non del visibile e non visibile. Ma il problema è proprio, o non problema, ma il luogo dell'incontro è l'incontro stesso, perché l'icona ci guarda, così come Guardini è, diciamo, concentrato sulla Anschauung, sullo sguardo, questo sguardo puro, in quel, diciamo, così sta veramente parlando anche di un'altra immaginazione, sta parlando dello spazio dell'immaginazione, ma non della nostra o di Cristo o della Bibbia, ma proprio quello dell'artista, come lui dice, l'albero
non è quello fuori, l'albero è proprio è quello dell'artista. Se fosse vero, sarebbe proprio quello che potrebbe essere. Così la promessa. Volevo solo dire che lui mette l'icona in un altro contesto molto interessante, che potrebbe essere veramente un discorso da approfondire, no? Come possiamo quasi arrivare a una nuova icona, no? Come in Monet si dice una icona moderna, ma questo non intendo, ma Guardini ha veramente cercato, forse anche non inconscio di questo, ma una sorta di spiegazione di una icona contemporanea moderna. Grazie, volevo solo. Non so se nell'icona c'è tutto il discorso collegato con la prospettiva inversa, che è fondamentale, ha un significato fondamentale. Questo nel senso che è proprio l'irruzione di ciò che è nascosto e che diventa attraverso la mediazione del segno sensibile, diventa la presenza, l'offerta comunionale, la relazione dell'esistenza che viene data, come dire, resa possibile come partecipabile. Cioè, vi è tutto un giro che non può essere lasciato soltanto all'aspetto figurativo, che è l'icona e anche mediazione e offerta. E qui anche tutto il problema della sacramentalità e come configurare la differenza sacramentale fra l'icona e l'Eucaristia, ad esempio. Che è un tema dibattuto, ovviamente. Io l'ho accennato appena, ovviamente, in quale considerazione. In modo ora è chiaro, non è il momento opportuno, però mi sembra che quello che diceva Severino sia praticamente rilevante. Cioè, in fondo c'è uno spazio di riflessione e ricerca ulteriore che potrebbe anche, come dire, aprire prospettive per una continuazione. Forse la conferenza potrebbe continuare in altro modo, un progetto che vada oltre e magari non avrà 6 o 7 incontri come quello, come le conferenze avute, ma insomma potrebbe esserci qualche conferenza ulteriore. Questo dipende anche da Timothy. Dicevo, credo che dobbiamo aspettare cosa uscirà di nuovo dal cappello di Don Timothy per il prossimo, per il prossimo futuro. Una cosa è certa, ecco, io credo che questo testo è un testo davvero importante, come diceva il professor Cotten, che ci ha lasciato per un impegno che è un unicum veramente, perché nel panorama degli studi che ci sono, vedere un contributo così vasto e così articolato non è facile. Credo dobbiamo continuare. Cito un libro, il titolo di un libro di un caro professore della Cattolica, Pierluigi Lia, che è morto qualche anno fa, un incidente terribile. Dice, bisogna continuare a dire Dio con arte. Ecco, io credo che il testo che abbiamo sotto mano ci aiuta veramente a questa delicata operazione che è quanto mai necessaria nel nostro tempo così complesso ma anche così affascinante. Grazie a tutti per la vostra squisita partecipazione e per la vostra gentile presenza. Grazie davvero anche a coloro che ci hanno seguito. Ciao a tutti, arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie Timothy, grazie. Grazie a tutti. Grazie mille. Buonanotte. Grazie. Arrivederci.